Penso che tutti noi siamo stati bersagliati da telefonate, io tra l'altro 5 minuti fa, richiamate, suonate, gente che ti propone contratti, ma diciamo un conto è proporre dei contratti di energia elettrica o di gas, quello che è, altro conto invece è fare delle tecniche furbesche al limite della truffa, spacciandosi per qualcosa che non sono e non essendo chiari nell'approccio. Penso che a tutti faccia piacere che appunto per questa pratica, diciamo con queste pratiche di telemarketing ingannevole, Enel e altri agenti e partner sono state multate per 5 milioni di euro da parte dell'antitrust. In estrema sintesi, queste agenzie, subagenzie e singoli agenti hanno fatto largo uso di messaggi preregistrati che invitavano gli utenti più deboli, quelli del mercato tutelato, a firmare nuovi contratti di fornitura, facendo però loro credere che fosse obbligatorio, che il passaggio generalizzato al mercato libero fosse imminente. Per ora invece è prevista al 10 gennaio del 2024, quindi c'è ancora tutto il 2023, e senza spiegare bene ciò che questo comportava. Eni a sua volta non avrebbe controllato la correttezza dei comportamenti dei suoi partner e per questo si è beccata la fetta più grossa della multa, che è di 3 milioni e mezzo. È un ottimo segnale, soprattutto per le persone anziane che spesso sono cascate in questi contratti, diciamo. È tutto da vedere se erano vantaggiosi o non vantaggiosi, e perché appunto queste persone suonano alle porte delle case promettendo sconti, però vogliono farsi vedere le bollette ai contatori. In realtà è una pratica furbesca ai limiti della truffa, io direi una truffa, e perché serve per avere accesso ai dati privati che altrimenti dovrebbero ottenere spiegando che si tratta di un cambio di fornitore. Cosa che è assolutamente legittima, ma va spiegata prima. Non va che uno suona e dice siamo Enel, dobbiamo vedere il contatore perché c'è il cambio. Devi spiegare, guarda, ti proponiamo un contratto. Ecco, siccome c'è questo metodo che lo continuano a fare, perché lo continuano a fare, il consiglio che diamo è quello di, visto che Enel si sono presi 5 milioni di euro in multa, quindi possono essere sanzionati, il consiglio è, l'abbiamo dato tante volte, quando arriva queste persone a suonare il campanello, registrate col telefonino, potete fare la videochiamata sul vostro citofono e fatevi spiegare esattamente cosa vogliono, così li possiamo smascherare e vediamo se possiamo farli sanzionare anche questi.